Con le note di Funky Gallo vi do il buongiorno. Esco da Milano venerdì, un po' fuori dalle corde, perché sto andando sul lago di Seo e sono in ritardo. Direi che va già meglio questo paesaggio. Allora, stiamo andando, ma chi? Solo io sto andando. Io e il Fazer stiamo andando verso il lago di Seo per il primo Superbike Italia Road Experience. Impareremo a guidare, andremo a toccare il ginocchio a terra. Guida sicura in strada. Ragazzi, vedete che porto solo la pioggia, guardate qua, neanche una nuvola. 8 minuti e siamo arrivati, dobbiamo fare un bel pieno. Bello, i ciclisti, la natura, l'aria pulita. Siamo a Passirana, a 7 km dal lago di Seo. L'appuntamento è proprio qua, sulla destra, in una pasticceria a fare colazione. Sono l'ultimo o non sono l'ultimo? Sì, forse sono l'ultimo, un po' in mezzo al caffè. Ciao! Dopo una ricca colazione si parte, hanno tutti motofighe tranne me. Mi dovevate avvisare. XR che non ce l'ha fatta. Poi boom, abbiamo l'ammiraglia. E poi lo proviamo il portabirra. Sì, sì, no, assolutamente. Anche perché lì c'è il pub e l'ultimo doveva pagare da bene. Dove è andato? Credo si è scappato. Pronti via, Igor? Andiamo. Mossa da concentrazione proprio prepista. Questo qua è ancora lo sporco turco. La catena andrebbe ingrassata. Accendiamo il bolide, 31 gradi. Ci siamo ragazzi, buon venerdì. Eccoci tornati in sella. Da qualche giorno ho un problema al polso. Ora non so se è per una cisti che avevo che è iniziata a far male o tendinite. Lunedì ho l'ecografia. No, l'abbiamo persa. Ah, eccola. È questa. Quindi io sono qua grazie a un Brufen che ho preso ieri, che mi ha alleviato il dolore. Oggi praticamente è quasi sparito, però mi sono preoccupato, mi potrebbe dar problemi. Se mi vedete i prossimi giorni con un T-Max, chapeau, è perché probabilmente non posso più guidare la moto. Un disastro. Lago di Seo. Sostanzialmente Davide ci ha fatto un breve briefing incentrando, diciamo, l'attenzione alla postura e allo sguardo. La moto va dove noi osserviamo, dove noi guardiamo, e infatti tante volte può tirare d'inganno questa roba dello sguardo, perché se vediamo un ostacolo o vediamo un pericolo finiamo per guardare quel pericolo e anziché schivarlo andarci contro. Lo sguardo deve andare dove la moto vogliamo che vada. Questa prima mattinata ci concentreremo sulle traiettorie, sulla posizione delle gambe, sulla posizione delle braccia e sullo sguardo. C'è Davide davanti e un po' alla volta i corsisti si alterneranno per andare davanti. Primo tornantino, ecco, subito ghiaietta. Piuttosto vi prendete un giorno di ferie, ma i giri migliori sono da fare in settimana. Non apriamo la curva di ginocchio, le ginocchia, le gambe stringono il serbatoio e lo sguardo che punta la curva e ci fa fare la curva corretta. Ragazzi, meno male che ho staccato il bauletto, perché qua sono tutte moto sportive, è l'unica moto anziana è la mia. Polaveno o Polaveno? Non si sa. Siete di queste parti, suggeritemi qual è la pronuncia. Però potevano metterlo un accento, eh. Mamma mia che odorino di brioche. Affinando alcuni errori, può essere che tanti errori di postura li ho anch'io. Anzi, forse soprattutto i piedi, perché quando viaggio spesso tendo ad aprire i piedi tipo alla 10:10, che non è corretto. Avevo anche fatto un video sulle posture in moto sbagliatissime, ma che mi aiutano a fare più chilometri. La postura da T-Max, che è questa. Siamo a Gombio. Allora, gli unici motociclisti che sto incontrando e che sto incrociando mi sembrano tutti signori di mezza età in pensione che fanno il loro giretto. Però devo dire una cosa, sono già 3 su 4 che vedo senza guanti. Quindi ragazzi, su via. Io sono il primo che vado in giro come uno scappato di casa. Però la mano è la prima cosa che mettiamo per terra quando cadiamo, per schivare un pericolo, per ammortizzare l'urto per terra. È indispensabile. Oggi sto usando i guanti della Emetech, che devo dire, guanti in pelle, appena li mettete, diciamo che sono un po' rigidi. I primi giorni, credetemi, vi sono sincero, dicevo no, non mi piacciono.
li ho usati ogni giorno per una settimana e più li usavo e più si sono adattati alla mia mano. Adesso un tutt'uno, vado a dormire anche con i guanti. Non sono touch, non touchano, l'unica cosa è che non touchano, ma sono guanti sportivi, quindi se andate in pista difficilmente vi troverete a usare il cellulare. Ci siamo tutti? Così otteniamo di avere sempre comunque una bella velocità. Chi è che era dietro di me quando abbiamo iniziato? Eri tu, che sempre un po' in anticipo, quando invece dovresti stare un po' più largo e aspettare un pochino. Oh, che bel fresco. Ma io spero che questa strada sia a senso unico. Mi sembra abbastanza monocorsia. Oh, mamma mia. Pisciatina tattic. No, scherzo. Boom! Posto epico da Cinzia, fronte lago. Dov'è il dronista? Dov'è il dronista? Non c'è. Droni, non il dronista. Immaginavo Vediamo se abbiamo chiuso le gomme. No, neanche per il. Ehi tu. Ragazzi, aggiornamento delle 2:30. Sto testando questo abbigliamento che vi ho detto dell'Emetech. Questa è la giacca, il pantalone. Sotto ho messo la maglietta di AG Plus, sempre per il comfort della pelle che non deve toccare altra pelle. Situazione polso risolta apparentemente, con un Brufen preso ieri pomeriggio e mi ha permesso fino ad oggi di non avere più dolore. Adesso ci rimettiamo in marcia perché andrò dietro Davide, che mi dirà come guido. Allora Davide, ti seguo. Che strada, ragazze, pif paf, spennellare proprio, da una parte la roccia, dall'altra parte la vegetazione. Boh, è pazzesco, cioè non è possibile che questa strada sia a doppio senso. Io adesso ho altri motociclisti davanti che nel caso segnalano la presenza di una macchina, però da soli, ragazzi, qua bisogna veramente prudenza. Prudenza. Sempre, perché basta uscire un po' forte in una curva qua che ti ritrovi con un hammer di fronte. Che bel pif paf, pif paf. La prima volta che ho sentito pif paf è da Totò Rider. È tutto un pif paf. In sua strada è tutto un bel pif paf, misto veloce. Non l'avevo mai sentito. Guardate qua, boom boom. Chissà cosa mi dirà Davide della mia guida. Mamma, guardate il burrone giù. Io non posso guardare perché se guardo giù finisco giù. Però voi che vedete il video potete guardare. Wow. Ma poi il guardrail tattico in legno, il ponte di Garniano. Qua fanno gli spari su questo ponte, infatti si vedono sempre le strisciate per terra. Momento brief sul ponte del lago di Valvestino. Guardate che giornata, guardate che acqua. La mia pagella. Ho premesso che, vabbè, si vede che hai dell'esperienza. Quello che ti posso dire io dallo specchietto retrovisore, sicuramente nelle curve perdi tanto sul dover lavorare sulla posizione di guida. Hai un modo di guidare che privilegia l'angolo di piega. Quindi tu spingi la moto verso il basso, la fai girare di inclinazione, stai un po' verticale, però questa cosa ti dà tanto angolo e poca di velocità. Così in uscita di curva tocca ad aspettare un po' di più che la moto sia dritta per riaccelerare. Quello che puoi provare a fare è lavorare un po' di più con la posizione che abbiamo detto prima, quindi spostarti più col corpo verso l'interno e tenere un po' di più la... Sì, infatti la... vedevo che mi facevi segno di star dentro. Sì, specialmente in uscita dai tornanti c'è il problema di avere la moto che poi tende ad andare larga. Io vedevo che la strada era libera e quindi cioè stavo tranquillo. Sì, ma questa cosa non vale, perché poi noi ci prendiamo la libertà una volta, due volte, ci abituiamo a ragionare in questa maniera, poi quando la guida si trova in situazioni come quella che abbiamo visto oggi, prendiamo l'abitudine di andare larghi, di utilizzare tutta la strada, e va a finire che poi un attimo abituarsi ad andare in contromano in uscita nei tornanti, a svaccare oltre la riga di mezzeria, dove ci sono le S, tirarle dritte, perché tanto vedi in profondità e quindi va bene, ma se andiamo in moto è per fare le curve, certo. Non è per tirare i drittoni. Questa volta i piedi li ho tenuti giusti e non così. Molto meglio, il piede intanto è andato dentro, vedrai che poi va via anche tutto il resto. Va bene, grazie. Allora, stiamo tornando indietro perché se continuavamo da quella parte, dal ponte sul lago di Valvestino, arrivavamo al lago di Garda praticamente. Noi invece torniamo adesso sul lago d'Idro per poi arrivare di nuovo sul lago di Iseo. Ombra! Sole. Pif,
puff, piff puff. Tu c'è al lago di Seo, mamma che bello! Ma quanto sono fortunati i bresciani ad avere questo paesaggio. Abbiamo una nazione bellissima per girare in moto. Più o meno a un'ora da qualsiasi parte dell'Italia in cui voi viviate, ci sono strade bellissime per noi motociclisti. In ogni regione, ragazzi, non potete dire di no. Mi seguite da tutta Italia e mi potete confermare che da casa vostra e nel raggio di un'ora di strada, un'ora e mezza, ci sono strade bellissime. Ringrazio ancora una volta Superbike Italia per avermi invitato a questo primo Superbike Italia Road Experience. Ringrazio M-Tech e Wheel Up per avermi vestito proprio puntino per l'occasione. Ci vediamo al prossimo evento, al prossimo video, al prossimo viaggio, alla prossima esperienza. Ciao ragazzi, Dade, alla prossima. Grazie per i tuoi consigli. Igor, alla prossima. Ciao. Flore, ci vediamo al Ciringhito. Te sei in tutti i miei video e dovrò eliminarli. Mica Chicco, ma che in un video è venuto, cazzo. C'era anche lui comunque oggi. Grazie, buono, ragazzi. Ma che?